Jonathan Alessandro, da eroe di San Benedetto, insomma, l'obiettivo è fare bene anche il prossimo anno, conosci i compagni, insomma, una squadra forte, ci sono tutte le carte in regola per continuare il vostro percorso. Sì, assolutamente, è comunque emozionante il primo giorno, però sì, dai, ho visto tanti noi ragazzi, i vecchi compagni, poi con l'atteggiamento già giusto, non vedono l'ora di ripartire, e quindi eccoci, contenti di essere qui. Tu sei voluto restare fortemente all'Aquila, si è creato un grandissimo feeling, anche se hai avuto un infortunio, insomma, ti sei ripreso alla grande. Assolutamente, per me era una priorità assoluta, sono stato molto bene. E sì, appunto dicevo, sono veramente contento, di essere qui, di ripartire per altri ottimi obiettivi. Luca Cassese inizia un'altra stagione, riconfermato, l'obiettivo per il prossimo anno è fare bene dopo la vittoria entusiasmante dell'anno scorso che ha creato tanto entusiasmo nella gente soprattutto. Sì, inizia una nuova stagione, oggi è come il primo giorno di scuola. Partiamo con lo spirito giusto, con la voglia di far bene, di sudare la maglia, e viviamo partita dopo partita, sperando di continuare sulla scia che abbiamo finito, con l'entusiasmo che ci accompagna della gente dell'Aquila, e pensiamo solo a fare bene. Lorenzo Del Pinto, è un'emozione quasi come fosse il primo giorno di scuola oggi per te che sei aquilano, sei voluto esserci fortemente in questa nuova L'Aquila Calcio. Sì, sono contento e ecco, riniziamo oggi questo ritiro e ci conosciamo con i ragazzi, qualcuno lo conosco, qualcuno no, e quindi niente, ripartiamo oggi e ottime sensazioni e andiamo avanti. Contento di tornare a casa, ci sono tante aspettative, sarà però un campionato molto difficile ed equilibrato. Sì, assolutamente sì, le aspettative saranno alte, ma a noi questa cosa non ci spaventa, dobbiamo stare tranquilli, volare basso e ecco. Bacio Terracino, grandi aspettative per il prossimo campionato. Oggi è come un primo giorno di scuola all'Aquila, insomma, un capoluogo di regione, una città importante che ha fame di calcio, è voluto esserci fortemente. Sì, innanzitutto sono contento di essere qui in questa nuova città, le sensazioni sono tutte positive. Adesso ho fatto un giro un po' nella struttura e quant'altro e mi piace molto, devo essere sincero, e non vedo l'ora di conoscere i miei compagni, il mister e iniziare questa nuova avventura. Ecco, con Banegas 2 anni a Cava dei Tirreni insieme ci sarà già l'intesa. Sì, con Pocio ci conosciamo benissimo, gli ultimi 2 anni a Cava abbiamo fatto grandi cose, quindi sono contentissimo che anche lui approderà qui e niente, c'è solo da partire e da iniziare questa nuova avventura.